Dunque, Michele da Torino ci scrive: con l'acquisto di Osvaldo ora le punte a disposizione di Conte sono 6. Non pensate che ciò potrebbe creare problemi all'interno dello spogliatoio? La presunta febbre di Quagliarella mi sembra molto diplomatica in tal senso. Poi, tra l'altro, ci saranno altre mail su Quagliarella. Ma tu, Giacomo, vuoi dire ancora qualcosa o... Ma vedi, il discorso di Quagliarella è un discorso a due facce. Una è la faccia, diciamo, sentimentale, tra Sì. virgolette, romantica, e l'altra è la faccia tecnica. Allora, è chiaro che un giocatore che da tante stagioni ormai qui alla Juve, che alla Juve ha dato tanto, in effetti, perché non dimentichiamo che nella Champions precedente segnava praticamente sempre lui. E così sembra un atto scortese, usiamo questo termine, lasciarlo fuori da una lista dove lui Sì. ovviamente sperava di poter entrare. Ecco. È chiaro che adesso gli attaccanti sono 6, però è anche chiaro che in Europa League può succedere di tutto. Può succedere che i due giocatori titolari, Llorente e Tevez, magari non vengano schierati perché sono buoni per il campionato. Può succedere che ci sia un turnover, può succedere che qualcuno, tocchiamo ferro, si faccia male. Ma voglio dire, non è bello prendere un giocatore di 31 anni e dirgli: guarda, tu sei l'unico che resta fuori. Ah, io sono... Secondo me è abbastanza così Sì, antipatica l'ha come gestita mossa, male, che secondo me, è la stata cosa. gestita male. Ecco, poi il fatto che si alleni da solo o non da solo, il fatto che sia in rosa o in fuori rosa è stato chiarito da Marotta, però non lo so quanta verità ci sia in quelle parole, perché mi sembrano state un po' tirate col tirabuscione, per Sì, capirsi, insomma. diplomatiche. Se chiamiamole diplomatiche, come le cose diplomatiche non sono mai piaciute, una cosa è bianca, una cosa è nera. Per me meritava La di Juve c'ha la rimanere maglia bianca e nera, non c'è la grigia, come adesso. nell'Europa League, meritava sicuramente. Secondo me, Ma tra anche l'altro, secondo me. leggevo che la Gazzetta dello Sport, che tu ben conosci, Sì. ha ipotizzato come coppia per l'Europa League, come coppia di attacco, Osvaldo Vucinic. Tu pensi che sia, cioè che abbia un senso? Allora, per carità, sono due ottimi giocatori, vedremo se giocheranno assieme, come giocheranno assieme, ma lasciare fuori i due titolari in una competizione che comunque ha un valore, che Giuliano ne dica, ha un valore la Coppa Ma UEFA, sono non in è una... grado loro, sono in grado quella coppia, anzi, Sì, però secondo poi me le dà la arriviamo... fine da torcere a Llorente e a Tevez, che dovranno stare attenti e dare Sì, sempre però il sai, massimo, eh. No, te hanno lo dico fatto 20 io. gol in due, siamo sempre lì, Sì, cioè ho non è capito, così ma se hanno facile un calo, scalzarli. questi sono pronti, Beh, l'importante è che attenzione, eh. siamo pronti. Secondo me è favorevole, è uno stimolo ancora di più. Paolo. Allora, se noi prendiamo la coppia teorica, Vucinic-Osvaldo, è sicuramente una coppia che si amalgama bene, perché sono due giocatori che hanno caratteristiche diverse e in pura teoria potrebbero formare appunto un buon tandem d'attacco. C'è da dire una cosa fondamentale, che non hanno mai giocato assieme in vita Esatto. loro. Per cui fare le prove di una interazione Vucinic-Osvaldo Osvaldo. in corso d'opera mi sembra abbastanza azzardata, onestamente, perché voglio dire, le squadre che incontri, a cominciare dai turchi del Trabzonspor, non sono così dei cioccolatini da sgranocchiare, sono delle squadre che Assolutamente. anche loro vogliono andare avanti. Per cui io penso che Conte abbia intenzione, almeno all'inizio, di schierare la formazione titolare, cioè la coppia d'attacco titolare. Poi nel corso d'opera, nel corso della partita, magari ne cambia uno, ne cambia tutti e due, però bisogna vedere un momentino com'è il punteggio, come si evolve la gara e Certo. compagnia bella. Che avversario vai ad affrontare? È un avversario che ha dei giocatori molto forti di testa, per cui Llorente è indispensabile, altrimenti non la becchi mai. Hai dei giocatori che magari sono lenti, per cui, che so, Giovinco potrebbe essere utile. Cioè, Sì. devi guardare anche l'avversario che hai di fronte. Io Certo, non questo credo sempre. che faccia come la Coppa Italia, sciagurata, E ribadisco per speriamo di l'ennesima no, volta, infatti. per cui ti mette la Juventus, chiamiamola B, e col rischio di andare fuori. Lui è andato fuori dalla Coppa Italia per volersi giocare le altre due, cioè campionato e Europa League,
Ma deve giocarsene Ma bene, poi è ma deve fondamentale giocarsene chi hai bene. di fronte, come giustamente hai detto tu, perché un conto è stato far giocare la Juventus B, chiamiamola così, con l'Avellino, con tutto rispetto per l'Avellino, però, no? Infatti, è con la Roma che non dovevi. Esatto, è un conto con la Roma, oppure come fece 2 anni fa in finale di Coppa Italia. Cioè, certo. Giocano quelli che sono arrivati alla finale, sì, grazie tante, però il Napoli ha giocato con i titolari e alla fine ha vinto il Napoli. È così. Almeno, e soprattutto quando arrivi in finale, poi a quel punto veramente provale tutte. No? Io questa è una cosa che mi è rimasta un po' lì, sarà che ero a Roma in quel momento, no, e ma... quella finale la ricordo con insomma, Stefania, dispiacere. Scusa, però... cosa hanno scritto sul colletto? Vincere non è importante, l'unica cosa che conta, allora? Appunto, allora? Appunto, appunto. Se è l'unica cosa che conta, cerca di farla. Prendiamo no? una